Ciao, allora vi faccio vedere subito la foto dalla quale ho preso ispirazione per questo trucco. Questo trucco è stato fatto con la nuova collezione di Tanina Tarantino. Io non ho utilizzato niente in questo caso della nuova collezione di Tanina Tarantino, però mi piaceva moltissimo come trucco, mi piaceva moltissimo con questa linea molto ben definita, spero che si riesca a vedere. Comunque, questo è il trucco, spero che vi piaccia e vediamo cosa ho combinato. Dato che ho dimenticato di applicare il primer sull'occhio che ho già truccato, a questo punto non applico primer neanche sull'altro. Allora, con la 2E52, la SS252 della Sigma, vado a prendere Vanilla. Molti di voi lo conosceranno già, Vanilla, che è appunto questo colore molto chiaro, molto vicino al mio colore di pelle, quindi molto chiaro, molto naturale, opaco. E lo vado a stendere sulla palpebra mobile. Adesso con questo pennellino, cosa c'ho qui su? Adesso con questo pennellino da eyeliner, questo pennellino obliquo, vado a prendere Carbon Black, quindi un nero opaco. Con il nero opaco comincio a tracciare la linea che vedete già nell'altro occhio. Quindi parto dall'interno dell'occhio. E vado, passo la piega, non vado nella piega, passo la piega e poi la tiro verso l'alto. Dovrei mettere un po' di musica di sottofondo, no? O se volete posso cantare. No, forse è meglio di no. Quindi scendiamo giù. Scendiamo giù così. E lo tiriamo verso l'alto. In questo modo. Ovviamente bisogna ritoccare quindi tornateci. Ok, quando arrivo qui all'angolo esterno, traccio una linea un po' più spessa, vi faccio vedere. Quindi quando arrivo qui, sembra che tengo aperto l'occhio. Adesso con un pennellino da ombretto piccolo. E vado a prendere Purple Shower. Purple Shower è un rosa con un po' di viola e vado a praticamente parto da qui, quindi quasi metà della riga tracciata, quindi da metà e vado verso l'esterno. Sopra la linea tracciata, quindi ovviamente facciamolo un po' sfumare, soprattutto nel punto in cui inizia. E qui andiamo a finire proprio sopra la linea. Adesso vado a riprendere il 252, il vanilla,
lo vado ad applicare sotto l'arcata sopraccigliare. Adesso applico la matita all'interno dell'occhio sia sopra che sotto. Per il contorno dell'occhio, sia sulla palpebra mobile che sotto l'occhio, prendo di nuovo il pennellino angolato con il carbon black, quindi con il nero opaco, e traccio, una linea come se fosse appunto una linea di eyeliner. Ovviamente non definita assolutamente, e parto più o meno da quasi l'interno dell'occhio, diciamo tre quarti della palpebra mobile. Vado a coprire tre quarti della palpebra mobile e lascio l'interno dell'occhio senza carbon black. Ovviamente stiamo più vicino possibile all'attaccatura delle ciglia. E qui alla fine, l'angolo esterno non creo nessun effetto allungato dell'eyeliner. Lascio assolutamente l'eyeliner così. Faccio la stessa cosa sotto l'occhio, come sempre. Resto molto vicina all'attaccatura della ciglia. Ok, la matita che userò adesso è una matita della Milani. E questa è la 04 Purple. Quindi cosa faccio adesso? Praticamente dall'angolo interno scendo giù e traccio una linea proprio sotto il carbon black, sotto il nero. Il pennellino piccolo da ombretto, applico un po' di vanilla fra il nero e il viola. Con lo stesso pennellino vado a prendere scusatemi, vado a prendere Sushi Flower e vado ad applicare Sushi Flower quasi sopra la matita viola che ho applicato. Il mascara. Per le sopracciglia utilizzo la Spiked della MAC. Come vedete, ho creato una linea un po' più definita rispetto al solito. Applico le ciglia finte e ci vediamo fra un attimo. Sulle labbra applico il Ravishing di MAC. E sopra applico il lucidalabbra della Bare Essentials, il colore Amber. Il blush è il blush in mousse della Maybelline, il colore Pesca. E come sempre applico l'highlighter della Estée Lauder. Allora, questo è il look finale. Spero che vi sia piaciuto. Ciao!